Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Anche noi a volte siamo come pecore senza pastore, stanchi ed inquieti. Eppure sappiamo che Gesù ci sta accanto, ci ama, cammina con noi. Sappiamo che è diventato uomo perché potessimo incontrare Dio con facilità, usando le nostre parole, i nostri sguardi, le nostre emozioni. Gesù sente compassione, non ha paura della tenerezza, come direbbe Papa Francesco. Ma quello che accade dopo è sconcertante. Dopo aver provato compassione, chiede a noi di farci carico delle pecore e di annunciare la compassione, dono di Dio, di prolungare la sua azione di misericordia verso i poveri e gli esclusi. Siamo noi il volto compassionevole di Dio, verso le persone che incontreremo oggi, soprattutto verso coloro che ci piacciono decisamente di meno. E ricordiamoci che siamo compassionevoli perché noi, per primi, abbiamo sperimentato la compassione. Riaccendere in noi la presenza di Gesù significa anche donarlo a chi incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per gli operai che compiono le tue meraviglie. Rendici capaci di rispondere al servizio tuo e dei nostri fratelli con un sì fiducioso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.